Capo, ancora di più! Attenzione! Stiamo facendo una mora cantata! Esagerato, che... esagerato, basta! Business, vada da business! Vada da business! Adesso vada da business! Se no mi viene una crisi, vada da business! Attento business! Frutti la trottolina! Bravo cavaliere! Capo! Adesso prenda il pezzo! Ecco, per il pezzo, corra da noi! Capo! Cosa fai, scemo? Come mai sei così rotto, cavaliere? Perché sei un idiota! Scivoli! Sei un idiota verde, trottoloso! Basta! Guarda! Hanno rubato! Hanno rubato, ve l'ho detto io! Di stare attento! Te lo do un manrovescio? Piccina, che succede? Una pallina. Quattro lettere. Due lettere spesso come quattro dita. No, no. Un mondo, una palla. Un bipede, scappa via, sgraffita. Ma va? Cavolo, ma sta macchina è sciocca però, Ma va? Ti hanno rubato una roba. Cosa? Ma va? Hanno rubato. Lo so che hanno rubato, cretina! Perché la pensi che ti smonti e ti scarichi così? La mettiamo all'emittente. Beh, io c'ho un sospetto. Più che un sospetto. Come sghignazzo. Abbiamo fregato. Fregato il primo. Fregato. Vabbè, fate qualcosa. Fatelo stare zitto che si sta rovinando. Ecco, tornato il cavaliere. Complimenti cavaliere! Via, mi dia il pezzo, tolga il casco signorina, perfetto, questo è il pezzo, la trottolina la ridia signorina che non si sa mai, potrebbe poi essere utile e voi fate festa amici, amico, wow. Sapete cosa vi dico? Festa per tutti, io tanto vado, she's a little girl, she's a big boy, she's a little girl. Little girl, she's got the baby. Basta! Basta! Signora, la guardo da una mamma, no, premonizione! E dillo prima! Basta! La lettera è per te, Testina! Ah, è per te? Sì, per me! Oh, vediamo ragazzi, sedetevi! Ecco qua, fatemi un po' di spazio per Testina! Che t'avevo detto? Ce la scrive Lucia Borrelli, di Napoli, sì. Allora, vediamo che ci dice. Caro Testina, mi chiamo Lucia e ho 7 anni. So che tu sai fare tante magie, puoi farmene qualcuna e poi c'è un cuore grande. Grazie, cara amica. Adesso... Ti faccio una bella magia. Abbiamo una bottiglia e una corda. Ora mi metto la corda qua e la corda cade. Ah, ci picchia. Mi metto la corda qua e la corda cade. Ah, ci picchia, non viene. Cocorda! Ci eravamo rimessi da corda. Allora, metto la corda qua e la corda rimane... in equilibrio appesa! Eccoci! E se volete chiedere qualche altra magia a Testina oppure scriverci delle lettere, fatele, questo è l'indirizzo. Amici mostri presso Videa, via Livigno 50 00188 Roma. Lo fanno i furbi, ma non sanno che hanno a che fare con un genio del male. Sei pronto, mio piccolo? Cos'è? Niente, una macchina per fare il caffè, sai? Così poi ti svegli, sì. E ti do io poi un'altra sveglia appena ti svegli. Ah. Cretino. Questo qui è il calabrone. Anch'io lo so. Oltre... Questo qua ci risolve la situazione. Eccolo qua. Ma cos'è? Vabbè, ma se... Croc! Aia! Aia! Cretino. Questo calabrone, invece, oltre ad avere una telecamera nascosta, ha un pungiglione e chiunque viene punto
sente l'irresistibile. L'irresistibile. Adesso no, però. L'irresistibile desiderio, è vero, di raccontarvi tutta la verità, nient'altro che la verità. Bene, adesso vai di là, vai di là. Meno tre, meno due, meno uno. Dove guardi? Dove guardi? È volato, è già di là. È già di giù. Adesso vedrai cosa succederà. Vedrai, vedrai. Ragazzi, amici cavalieri! Cosa è successo? Abbiamo fregato, fregato il primetto! Oh, maledetti, lo sapevo io! Lo sapevo, ne ero certo! Bene! E allora adesso sai cosa facciamo, business? Schiacciamo il tasto delle punizioni! Punizione numero due, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, animale! Vai! Schiaccia, 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 schiaccia! Bravo! Cecilia, cosa è successo? Nessuno mi vuole bene! Ma perché? Nulla. Ma non è vero! Lei è il nostro Beniamino, abbiamo tutti stima di lei. Professore, non mi vuole bene. No, Tessina, va bene, non sarà molto pettinato il suo cranio, ma noi le vogliamo bene ugualmente, ci piace così com'è. Ma sia su, fermi, fermi, qua c'è sotto qualcosa. Gatta Cicoba. Eccolo, lo sentivo, me la sentivo, signorina, me la sentivo, come sempre, una certa sensibilità. Eccolo qua, guardi, che faccia... Mal ritrovati, faccia, tutti quanti! Faccia di rosbif! Eh? Faccia di rosbif! So guardi io. Che quello giù era sfratto su due piedi, sa? No. Ma cosa succede? Nulla, cosa succede al povero Testina? Niente, ha bevuto, ha fatto un po' di tipo... Ma povero piccolo Testina, no, vieni a parlare con tuo inquinetorino, vieni, vieni. Piccino, vuoi dirmi qualcosa? Inquinetto non mi vuole bene. Come no, io ti voglio bene, Piccino, dimmi piuttosto, avete a che fare con la sparizione di qualche congegnetto? Ma non sposto io l'ordigno. Con le prove, caro Pannica. Farneticando. È la cipolla. Ah, sì, cipolla. Allora mi rivolgerò alla signorina Ulla. Signorina, non la tocchi, sennò dovrà passare prima sul mio corpicino. Senta, senta una cosa, professor sì. Pennican. Volevo farle sentire un rumorino. Senta, senta. Lo sa? Che cos'è? Lo sa cos'è questo? No. Questo qui è un cinolio come una vecchia porta. Queste sono le sue ossa che stanno per cedere sotto la pressione delle mie braccia. Questo è da vedere. Bene, basta, basta, basta. Visto che ormai ho le prove, veniamo subito al sodo. Se vi volete tenere quel catafalco con le labbra blu, tutto così triste, basta che togliate il contatto, anzi, basta che mi diciate... Inquinator! Aspetta! Sì? Cosa da dirle? Sì! Se lei ci manda giù l'essere immondo... Perché non viene a prenderlo lei? Non posso! Se lei ci manda giù l'essere immondo, professor Pennican farà qualcosa per lei! Forse, vediamo! Bene, bene, questa volta mi voglio fidare di lei, signorina Ulla! Non mi vuole bene nessuno! Oh, non è vero! Bene, basta, bando alle ciance, manderò giù business con l'antidoto, voi... Ridatemi il mal tolto, se no guai a voi! Vada via, eclissi, esca dalla mia vita, esca dalla mia vita, sì, adesso le cose sono ingarbugliate. Ah! Avessi mezzo pollo! Chi ce l'ha sto vestito? Lei no, vero signorina? Allora vediamo. Ma sto mezzo pollo! Ma che fai tuoi? Ce l'ha lei mezzo pollo? Chi mi dà mezzo pollo? Basta! Adesso è arrivato il momento della rivolta! Anche noi vogliamo il polletto quotidiano! Amici! Siete uniti nella lotta? No! Non ho sentito bene, un momento! Bene! Amici! Siete uniti nella lotta? No! Amici! No! Come sta?
fare? La macchina della verità. No, sono un vigliacco militante, professore. Vabbè, allora lasciamo perdere. Vado a prendere il pollo e non ne parliamo più. Vada, Rosput, mi dia sto pollo. Eccolo qua, professor. Non mi voglio bene. Presto, presto, dobbiamo fare qualcosa per questo povero pennellone. Pronti? Eccoci qua, a noi, amici. L'ho scampata bella, signorina. Ma c'erano anche le manguste che mangiavano lo yogurt. Mille manguste in doppio petto che mangiavano lo yogurt magro. No, le manguste no. Lo so, troppa emozione per una donna bionda. Eccolo qua. Ecco, ce l'ho fatta anche questa volta. Permetto, professore. Sì, Carospo. Facciamo vedere. Professore, se l'istinto non mi inganna, questo è identico, uguale, fotocopiato, scolpito, disegnato, fotografato a quello di prima! Guappo! Uè, 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 chiamo bravo, uè! Non lo vede qui cosa c'è? Ma non lo vede a occhio nudo? Ah, sì, lo sa! Guardi, guardi bene, cosa c'è? Cosa c'è, professore? Un millilitro di candeggina del Giappone! Cosa? Che manderà in tilt tutto il meccanismo, ha capito, tenga? Adesso e lo piazzi di là. Durango, cosa sta facendo? Professore! Lei mi vuole emulare, professore, eh? La mia ultima invenzione, vede l'olio d'oliva, l'assegno. E come funziona, che cos'è? L'assegno in bianco. L'assegno in bianco, geniale, manderemo in tilt il mondo delle tangenti. Perfetto, Durango, lei sta diventando più bravo. Molto bene, però... che io le do degli ottimi consigli? Come? Lo sa che le do degli ottimi consigli? Sì, sì. Mi sente? Sì, sì. Ecco, allora... Pronto? Chi parla? Business. Proviamo a cercare... Non mi tocchi, non sopporto il contatto fisico! No, mi stia lontano allora. Proviamo a cercare la crocco nel mercatino di Ciccio. E Ciccio non mi vuole bene! Ma per guadagno! Sì, subito, subito, qui la nostra valletta oggi c'ha qualche problemuccio. Senta un poco, ma sta cercando qualcosa in particolare lei per caso? Allora che gli spacchi una palanca. Attenzione, ragazzi, lasciatemi lavorare un attimo, che diavolo. Ecco qua, signor business, dica. Abbiamo qui gli ultimi arrivi. Sì, sì, quando arrivi, quando arrivi? È appena arrivata. Ah, adesso, traghetto. Senta un po', adesso vediamo qui nel nostro mercatino se abbiamo qualche cosa che le può interessare. Va bene, allora, sì, sì. Valletta, ecco qua, fai vedere i nuovi arrivi, ecco qua. Questo è il nostro pezzo migliore, come potete ben vedere. Questo è un bastone di legno, cosa dici? Come dice il cane? Niente. Dice che è veramente buono, ci abbiamo anche la garanzia. Non mi volete fregare voi? No, per carità, non sarebbe mai. Ecco qua, questo qua, aspettate, mi fate lavorare o non mi fate lavorare? Mi licenzia tutte e due, avete capito, sì o no? Via! E che diavolo, stavo vendendo quello pezzo là, lì dietro, che è un, volevo dire, che è un binocolo a 12 lenti. Quale? Questo qua, oi. Questo qua? Questo qua. Cos'è questo?
Un binocolo, un binocolo a 12 lenti. Se no, che vuoi, ma quanto costa questa seghetta? Facciamo così. Ma però da due lui, perché tu sei triste. Facciamo così. Me le vende a tutte e due. Beh, ecco, l'ho dato a lui, lo dà. Binocolo e sega a 100.000 lire, va buono. Grazie, signor Ciccio. È un affare. Vengine, signore, vengine. Inferno, inferno. Avanti il prossimo. Me ne vado. Una fisima. Qual è l'altra soluzione per cercare il suo accrocco? Ecco, glielo dica lei. Ma anche il fotografo pensiero. Non mi tocchi, non sopporto il contratto fisico. Non faccia l'estofante. E si sieda che fotografiamo. La macchina fotografa pensieri. È una macchina che fotografa i suoi pensieri, che diventerà... Non è un cavallo, ma che cosa... Ma venga giù, ha il pelo, ma non è un equino. Ma mi sembrava che volesse... E fare... Non se ne può più, fermi. Guarda che se perdiamo l'antidoto rimane così a vita. Si concentri. Si rilasci, lei cosa ci fa, Rosput? Quello sta piangendo, sono qua io. Se la sente? Ma questa non sa cosa deve fare, sta rana, non sa. Ragazzi, farsa! Di via? Che cosa? Qui c'è... Che c'è? Non si trova. Brutto! Tormentone! Che cos'è? Portalo a fare un giro, questa terzina. Cosa ha pensato? La tartina. Cos'è? Una scarpa da ballerina classica? È la mia! È la tua, signorina. Ah, l'avevo notato, la vedo dalla suola. Questa scarpa è una suola! Lo vede? Che la scarpa della signorina Ulla quando siamo andati su... Cattivi pensieri alberga nella sua mente. Perché è venuta? Perché ha dato la scarpa che io le ho dato? Delle... Fermo lì! Non faccia le sopante! Mi lasci! Foto! Ma no! Biscia! Eccolo qua! Tenga, biscia! Biscia gasata, tenga qua. Limone, eh? Era proprio così la crocca. Porti il pezzo, se ne vada che non la veda più. Ah sì, questa è la carta. Biscia gasata. Lei è una biscia gasata. Cosa sta facendo, Rosput? Sì, Rosput, Durango. Comunque. Stava toccando, con una certa... Dammi la scarpa della signorina Gulla. Ah, andiamo, via. Via, porti via. No. Antidoto. Porti via. Prenda l'antidoto, signorina, l'antidoto. E porti via questa biscia gasata. Piangere sempre. Via, se ne vada, non le possiamo più. Guarda che manicomio. Questo fetore è insopportabile, biscia gasata, vada. Professore. Cos'è successo? Professore. Professore, scusi un attimo, le volevo dire una cosuccia, se si avvicina. Scusi, Dica, Ciccio. Niente, le volevo dire che ho deciso di partecipare alle Olimpiadi. Ah sì? E sì, in quale specialità? Nel lancio del disco. Ah, in che senso? Ma lei come fa? Non sa neanche le zampette inferiori, non può farcela. Non offendiamo, professore. Adesso le faccio vedere che genere di disco io ho lanciato. Aspetti, Ecco qua. E questo? Beh, io direi una stupenda fotografia. Ecco, possiamo qua. Anche... Questo è il nostro compact disc degli amici mostri che abbiamo deciso di lanciare sul mercato. Infatti, sopra c'è scritto... Tutti sanno, no? Ecco, eccetera, eccetera. Sono dei professore, scusate se vi interrompo, ma Cristina deve bere l'antidoto. Ecco, nessuno pensa a me! Cristina, forza! Così, che grazie! Evviva, grazie! Ha cambiato umore! Grazie! Ha cambiato umore, che facciamo? Ci sintonizziamo? Professore! No, una pausa! Sì, facciamo una pausetta che devo andare in palestra! Ha ragione, per le Olimpiadi è meglio che si affretti! Poi lei è un tipo molto muscoloso, Ciccio! Esatto! Grazie Testina, io non so come ringraziarla, ho veramente bisogno di mandarla molto lontano da qui con il cilindro bionico, perché ho bisogno assolutamente di 0,5 mg di radicchio come affumicato della Patagonia, si ricorda? Ci pensiamo io e carnivorina! Allora mi raccomando, appena l'ha trovato lei ritorna. Va bene! La ringrazio. Ciao cavalieri! Arrivederci, ciao, salutate amici. Testina, che va dall'altro capo del mondo. Ciao. Se ne va in Patagonia! Ciao. Grazie ancora, ciao, professore. Testina, lei è fantastica. Torni con radicchio affumicato. Ci vediamo presto con Testina. Intanto noi ci sintonizziamo. Voilà, ecco.
Sintonizziamoci, ragazzi, presto. Super mega sintonia, papà, papà. Super mega sintonia, papà, papà. Super mega sintonia, papà, papà. Super mega sintonia, papà. Sì, ti ringrazio, piccola Kenty. Vai, vai, piccola, che non c'ho voglia, non c'ho voglia. Sono pensieroso, tu non hai idea di che cos'è mia sorella. Tu non hai proprio idea. No, no, lo so, ti ringrazio, ma non c'ho voglia. Mi ha proprio tolto ogni voglia di distruggere, di fare. Seguiremo. Ehi! Bravo! Sento carte. Guarda, posso solamente dirti che è la solita sola. Che c'è? Il congegno. Bravo, Elimo. Ah, acquisto il congegno. Business, non c'ho voglia. Io ho i miei pensieri, domani arriva Tuffi e questo mi dà un tuffo al cuore. Tu non sei Tuffi, capo. Tuffi è il nome di mia sorella. Tuffi. Per te Miss Tuffi, signorina Tuffi. Miss Tuffi, Miss Tuffi, mi spiace. Chi è? Non so, sei scemo? Avanti, procediamo con questo piano e così finalmente tutta la panna del mondo sarà distrutta. Beh. E così potrò vendere la mia di panna, schifosissima tra l'altro. Vai Rita, vai. Cazzo. Attenzione. Dai Rita ora. Dai Nigna. Dai Rita, dai Rita. Così, così. Non voglio pensare alla sorella. Come mai? Come mai? Che succede qua? La panna allora è stata distrutta oppure si è fermato il congegno e non va più avanti? Dio, un colpo di manovella ancora. Ci proviamo, togli le stampettine un attimo, riproviamo. Gnacche, gnacche, gnacche. Gnacche, la macchina sempia. Non va più. E come mai? Non va più, non parte niente. Non parte niente, ma colpa tua. Di che? Dai fermo, colpa tua. Che c'è piccina? Non se ne esce. Lo so, che roba, non se ne esce. Ah, se ne esce, se ne esce. Cos'è? Sì, allora funziona. Cos'è? Che succede? Che bombe? Ma finito questa cosa, ma finito! Ogni volta così! Capo, voglio vedere domani qua! Voglio vedere domani? Io voglio vedere stasera! Oh, Pennington! Non dai i pensieri, io poi! Non mi toccare! Non mi toccare! Tia. Aia! Maledetto! Tu! È colui il quale ti ha dato questa bufala qua! Mi sento il maestro Muti, che dirige un'orchestra meravigliosa all'unisono! Che fa sempre bella figura. Grazie amici mostri, grazie cavalieri. E facciamo festa una volta per tutte. No, non facciamo festa, prematuro. Ariete, Ariete, sì. Poi Gemelli, terza costellazione a destra, girare a destra e vi trovate nell'orsa maggiore. Quindi, salve ragazzi, salve, come va, Dica! Niente, stavo interpellando qui la mia sfera astrologica per vedere domani che succede. Il leone, il leone! Ah, dunque, vediamo un po' il leone domani, Dunque, aspettate un po'. Dunque, leone, leone, ai ai ai, andiamo maluccio, perderete il treno. Sì, perché? Come? Perché perderete? Dove perderete? E che c'entro io, Duranghi? Questa è la sfera, e che è questa. Sentiamo, qua, sentiamo l'acqua, sentiamo. Poi, sentiamo l'acquario. Acquario, acquario, perfetto, ottima giornata, vincerete pure al Totocalcio, al Lotto, tutte cose, bellissimo. Ma lei di che segno è? Scusi, mi puzza, di che segno è? Acquario. E allora? Ma la faccia finita una volta per tutte, ma cos'è, una presa in giro? Non ci turlupini! Pensavate di avermi sconfitto con i vostri trucchi, ma mi avete soltanto costretto ad aprire gli occhi. Sciocchi, io ve l'avevo detto, non scherzate con me, stocchi. Ho la vostra faccetta da schiaffi, faccio alcuni ritocchi. Padrone, la macchina è sotto la testa di un secchio, mi strappa le orecchie. Padrone, la macchina picchia, una mezza caracca, se apre la bocca. E per fare soltanto per nacchi, padrone. Pensava che fosse una pacchia, ma poi rimane di stupro se lei si blocca, perché questa coroppa non vale una zinca. Guardi, mi mostri,
adesso faremo un controllo con il mio lisciatore. Cazzo, è tremendo! Ecco il colletto, professore! Guardate, ragazzi, del collo! Non penso che adesso vederci lo stesso sia un po' prematuro. Ho una spina nel cuore che bussa, andarsene a posto la vedo un po' dura. Ragazzi, l'oroscopo è a posto, ma è sempre l'acquario, bisogna il piuttosto. Premonizione, mi riesce, ma non è qualunque illusione! Anche per oggi abbiamo finito, cari amici. Vi siete divertiti? Immagino proprio di sì. E a proposito di divertimento, voglio presentarvi Corsaro Tonante, il più veloce radiocomando della categoria Bigfoot. Guardate che ruote super dentate per sfidare qualsiasi terreno. E a che velocità! I colori sono speciali, fluorescenti e sfumati. Mai visto cose del genere? E abbaglianti! Guardate che potenza! Con luci così potrete sfidare la più buia delle notti senza paura. Ma la cosa che mi piace di più sono i rumori del motore. Sentite che ruggito! Una bella sgassata e via! Sterzata! Frenata! Sentite che fedeltà di suoni? Merito di uno speciale microprocessore sonoro. Esclusività di Corsaro Tonante. Ora vi lascio, ragazzi, vado a fare una bella corsa. A proposito, dimenticavo una cosa. Corsaro Tonante è garantito per un anno intero. Corsaro Tonante Rail Toys. Radiocomandi per vincere. Ciao, ragazzi, ci vediamo!